I finalisti di Amici sono stati invitati a Verissimo e tra di loro era presente anche il ballerino Alessandro Cavallo, che a Silvia Toffanin ha raccontato una brutta esperienza che gli è capitata prima di entrare nel talent di Canale 5. Alessandro ha raccontato di aver passato dei brutti momenti a causa di un infortunio alla schiena. Non riusciva a muoversi ed era costretto ad usare la sedia a rotelle. Potevo muovermi solo con la sedia a rotelle, ha spiegato Alessandro, che poi ha aggiunto. Vedermi in un letto dove non riuscivo più a muovermi è stata una grande sofferenza. Per fortuna è stato sottoposto subito ad un intervento ed è riuscito a tornare in piedi. Poi per lui è arrivata la bella esperienza ad Amici. Nel corso della toccante intervista, il giovane artista ha ricevuto anche un messaggio inaspettato. La grande Eleonora Abbagnato gli ha mandato un video messaggio. La ballerina ha fatto tantissimi complimenti ad Alessandro e si è augurata di vederlo il prima possibile. Anche se non è uscito come vincitore, si è detto felice per la vittoria di Giulia ed è soddisfatto delle importanti proposte di lavoro che ha ricevuto finora. Sapevate già del duro passato di Alessandro? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.